Archi della Marina è la zona delle pescherie storiche di Catania, a due passi da Piazza Duomo e da Via Etnea. Ieri qui l'onda di piena è arrivata all'improvviso, travolgendo e distruggendo tutto. Nel giro di due minuti precisi la pioggia è caduta fortissimo. La Via Etnea, che è una strada che è in discesa, è diventato un fiume. 1,60, 1,50 così. Questo era il livello dell'acqua. Sì, ma non è stata l'acqua che si è alzata, perché non succedeva nulla. Il fattore che è arrivato tutto in una volta, scendendo dall'acqua al lenzuolo, arriva 1,50 di acqua in velocità. Era l'acqua che i pomperi venivano a picchiare, perché ci hanno bloccato l'acqua. Nei racconti dei commercianti la paura per il pericolo scampato, 48 ore di pioggia ininterrotta hanno trasformato le strade di Catania in fiumi in piena, questa volta non è un modo di dire. Piazza Duomo, Via Etnea, la tangenziale ovest, tutto finito sott'acqua per l'esondazione di alcuni fiumi, allagate anche l'università e l'ospedale, come mostrano le immagini riprese dai telefonini, i danni sono enormi. Attrezzature, merce buttata, se no ci saranno 50-100 mila euro di danni. Il sindaco ha disposto la chiusura di scuole ed università fino a venerdì, raccomandato alla popolazione di evitare gli spostamenti non indispensabili. Il capo della protezione civile, Fabrizio Curcio, ha presieduto un vertice in prefettura. Nelle prossime ore è infatti previsto un nuovo peggioramento della situazione. La paura per Catania non è ancora finita.